Sentite? Ok, perfetto. E allora ragazzi, buonasera a tutti. Eccoci qui di nuovo con Forza Motorsport 2023. Stavo verificando se era tutto a posto la live. Ok, sì, possiamo partire. Allora, io volevo un attimino. Aspetta che abbassiamo qui il volume. Ok. Volevo fare un po' d'online. Vediamo cosa c'è. Allora, introduzione. Allora, cosa abbiamo? Questa era quella che avevamo fatto oggi pomeriggio e parte praticamente tra poco. Non so perché volevo un po' vedere per il setup, se ci fa regolare il setup. Acquisto noleggio. Facciamo una cosa. Non ce la fanno noleggiare le mie auto? Dalle mie auto? No. No, acquisto noleggio. No. Praticamente ci fa andare solo esclusivamente. Ah, ok, da qui si fa. Ok. Richiesta sessione, però forse non ci fa toccare. Con l'auto noleggiata non ci fa toccare nulla dal setup. Credo, eh. Devo ancora verificare. E che fa? Me la sceglie lui senza così? Non lo so, vediamo. Vediamo che auto. Non ho capito questa cosa. Con quale auto stiamo andando? Forse ci ha già dato l'onda Grand Oak Sigma. is 100% racer friendly. Each Ok, turn allora a has questo some punto amount io of banking to volevo allow you to andare in maximize your speed, postazione, so be on that punto. throttle early and often. Ok, seleziono nuovo carburante, pneumatici. Allora, prima di tutto dobbiamo partire, abbiamo carburante per 8 giri, C7, facciamo per 8 giri, pneumatici morbide, ci serve per fare un tempo. Metti a punto l'auto, seleziona l'auto, ok, non ci interessa. Evento, ok, andiamo così. Esercitazione, qualificati, facciamo la qualifica direttamente. Oggi siamo arrivati poi alla fine terzi, bella gara, puliti. Mi sono divertito. Siamo sempre sulla stessa pista. Magari poi cambiamo. Comunque poi in gara oggi avevamo messo le gomme dure, nella gara che abbiamo fatto oggi pomeriggio, e questo ci ha ripagati perché tutti hanno montato le gomme morbide. Le gomme morbide su 8 giri non è che non tengono, ma perdi tantissimo poi, no? Già appena fai 4-5 giri. Thank you.
Bene, qui siamo primi con 59. Non ho capito perché non mi dai i tempi degli altri. Vediamo un attimo. Le prove terminano tra 16 minuti. Ok, ci sono praticamente ora le prove. Allora, auto, seleziona auto. Perché mi dici seleziona? Vabbè, è sempre quello l'auto. Noleggio. Io volevo cambiare auto, ma non me la fa cambiare, mi fa. Perché ho seduto, l'unica è questa qui. Ci fa male solo con la Civic. Ah, mi trovo bene però. Allora, carburante pneumatici abbiamo sempre per 8, no, ci dà sempre. Quindi per 8 giri, pneumatici morbide. Ok, usciamo e andiamo a fare queste qualifiche. Già abbiamo un'esercitazione. Un tempo di riferimento di 1, di 1 minuto e 1. Noi giriamo sul 58. Oggi pomeriggio facevamo 58. 58 e 59, giravamo bene o male con questo tempo. Abbiamo perso. Thank you.
Meno male il nostro tempo è quello, dai. Comunque oggi pomeriggio abbiamo fatto molto meno rispetto a questo 58. Ho fatto 58 e 322, se non erro. Mi ricordo se l'avevamo fatto in qualifico o in gara. Forse in gara. Sì, perché in realtà in qualifica non siamo andati un granché. Ormai ci hai rovinato il giro. Però non ti devi mettere in traiettoria. Abbiamo fatto il botto. Ten minutes till restart. Andiamo in box perché le gomme, vedete l'usura? Quella sotto, sì, sull'usura lì sotto non abbiamo più gomma. Quello è il degrado gomma. Come vedete dietro, sul posteriore, abbiamo le due indicatori. Poi ce le segna, come vedete ci segna pure la temperatura, poi chiaramente abbiamo anche le varie telemetrie. Mi raccomandato le... Vabbè, siamo sempre in qualifica, io vado sempre con le morbide perché a noi interessa qualificarci e fare il tempo. Chiaramente, come vi dicevo, possiamo guardare anche, adesso non ce lo fa vedere, ce lo fa vedere appena usciamo da qui la telemetria. Questa è la telemetria. E le gomme. Tanto io ho abbassato il force feedback perché mi stavo rompendo le braccia oggi pomeriggio.
proviamo a fare un tempo buono. Non ci ha rallentato tantissimo. E il giro definitivo era quello. Pure qualche altro giro ancora lo possiamo fare. Questo è 58. Attenzione. Abbiamo avuto troppe intracce. Tentiamo quest'altro giro, vediamo se riusciamo. Facciamo passare, passa, passa. Giusto così. Andando adesso arriverà la nuova pista. Avete visto il messaggio di Tour 10 dove ci è detto che ora arriverà la nuova pista. Molto bella questa pista, è una pista da Formula 1. Adesso non mi ricordo, è ad Abu Dhabi, però non mi ricordo come si chiama. Lui sbaglia traiettoria, ora sbagliamo pure noi. E doveva entrare. Lo passare perché siamo senza gomme. È inutile rischiare di fare incidenti o cose. E secondo me molta gente va così a muzz, senza guardare le temperature, senza guardare il consumo, senza guardare la gommatura, senza guardare alcuni aspetti fondamentali che su Forza Motorsport ci sono. Ormai mancano 30 secondi. Su
questo gioco ci sono alcuni punti fondamentali da rispettare. Perché qui non è come Gran Turismo che vai, arrivi, guidi e come va. Vabbè, ormai 30 secondi. Che facciamo? Facciamo salto. Seleziono. Personalizzato. Consigliati. Stimare. Vabbè, ormai facciamolo scadere. Ora la regoliamo da qui, benzina e tutto, appena siamo pronti. Ok, qui siamo alla gara. Porca miseria. Ce la fa fare adesso? Speriamo di sì. Sì, ce la fa fare. Allora. Carburante. Abbiamo sempre 8 giri. 22, 16, 10, 9. Pneumatici dure. Ok, possiamo partire. Intervallo di 7 secondi. Facciamo questa, poi casomai fra un pochino ci ricolleghiamo e facciamo un'altra gara, cambiamo pista, tempo di fumarmi una sigaretta. Vediamo come va. Oggi con questa strategia abbiamo fatto un bel terzo posto, ma più che altro a me non mi interessa la posizione, ma mi interessa fare una gara pulita. Spero che anche questa vada bene. Ragazzi, io evito di tamponare, ma desidererei che altrettanto fate voi. Quando ho sbagliato io qui. I due davanti hanno allungato. Anteriore. Attenzione all'interno. Thank you.
sbaglio mio. Ragazzi, tu ti appoggi a me, io mi appoggio a te. Total time penalty is about half a second. Non fare quello che non vorresti fatto tu. Questo ci verrà addosso e ci farà sbagliare. Vedi? Si chiama GR. Com'era lì? No, 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 non mi piace sta roba qui, non mi piace, ragazzi. Non mi piace sta roba. Allora io vi faccio passare, ascoltate, io vi faccio passare. Tra l'altro sono pure in penalità. Quindi mi interessa la posizione, io gioco per divertirmi, però avete visto che mi spingo. Grazie. Andando dietro. Qui tu mi freni perché ti hai avuto il consumo delle gomme, perché hai montato le morbide. Ecco perché dico, mi frena dove non mi deve frenare. Perché sono ste box? È l'ultimo giro.
terzo oggi pomeriggio e terzo anche stasera in gara. Pazzesco, terzo oggi in gara, oggi pomeriggio e terzo anche stasera. Due gare online sulla stessa pista con la stessa auto. Pazzesco, pazzesco. Ci sono un po' di scorrettezze, come avete visto loro hanno il calo, no? Perché il calo ce le hanno tutte le gomme, no? Chiaramente la gomma morbida tu la puoi usare se è una gara di 3-4 giri, ma la gomma morbida non la puoi usare 8 giri, non ce la fa, la perdi aderenza. Poi bisogna considerare la gommatura dell'asfalto, bisogna considerare tantissime cose. Per usare la gomma morbida ci vogliono queste cose, le so io perché vengo da Assetto Corsa Competizione, quindi sappiamo benissimo come funzionano queste gomme qui. Infatti, come avete visto, al penultimo giro tutti quanti si sono ammazzati per prendersi la posizione. Ci hanno rischiato a noi di buttarci fuori, l'avete visto, per fare cose, per ottenere che cosa? Nulla, perché poi hanno perso tutte le posizioni e noi ci siamo ripresi la nostra posizione in cui eravamo. Quindi comunque adesso innanzitutto qui abbiamo un messaggio ed è quello di l'aggiornamento 1.1 è disponibile. Un amico ti ha aggiunto, ok, ora ti aggiungo anch'io. Leggermente non è disponibile, forza motorsport, ok. Il gioco è assicurato di avere le ultime correzioni, questo, ah, ok, perché io adesso sto giocando con la versione fisica del gioco, mentre prima lo stavo giocando al Game Pass. Poi sui messaggi abbiamo... Non perdere l'auto in evidenza in questa settimana, la Ginetta G60, tema, ok, prezzo scontato autosalone, portala in pista, va bene. Io mi sto piano piano raccogliendo i soldi, i crediti sul gioco. Allora, cosa abbiamo? Multigiocatore in primo piano, vediamo cosa c'è. Tra poco ragazzi, per adesso interrompo la live, fra 10 minuti riattivo la live, ma questa è quella di prima, non la voglio fare più. Partecipo all'evento, sono le 50, ok, dai, ci rivediamo fra un 10 minuti, massimo un quarto d'ora, e ci rivediamo su un'altra live, farò un'altra live in diretta. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale come sempre, in modo da sostenerci, ci vediamo fra un pochino. A dopo, ciao a tutti.